Io sono Fabiano Crucianelli, sono presidente del biodistretto della Via Merina delle Forre e rappresento 13 comuni che fanno da corona all'area prescelta, indicata, ipotetica, che coinvolge direttamente i comuni di Corchiano, di Gallese e Vignanello. È un'area nella quale vivono 80.000 abitanti in un raggio di pochi chilometri e che 10 anni fa ha scelto di mettere al centro del proprio futuro la qualità dello sviluppo, la qualità sociale, del vivere sociale, dell'ambiente, e questa è stata la scelta del biodistretto. Il biodistretto della Via Merina non è un'associazione privata, è stato scelto con delibera da 13 comuni ed è stato riconosciuto con legge regionale della Regione Lazio. Io mi soffermerò solo su una questione. Noi abbiamo presentato un corposo volume di osservazioni che è stato inviato alla SOGI. Qui avete sentito alcune di queste osservazioni. Ma io mi soffermerò solo su una questione che per noi è centrale e che è stata quasi totalmente trascurata, come è stato rilevato anche prima, nelle considerazioni che la SOGI ha presentato per motivare le sue scelte. La questione centrale è appunto la questione antropica, ovvero la necessità di dare il giusto valore all'uomo, alle sue relazioni sociali ed economiche, al suo rapporto con la natura e alla sua storia passata e presente. La risposta che voi avete dato, che la SOGIN ha dato, alla latitanza di questo argomento nelle vostre tesi è: ne parleremo in un altro momento. Anche se avete fatto intuire qual è il vostro pensiero. Infatti avete scritto che vi sono paesi che hanno già questi siti e che questo non ha avuto alcuna influenza sulle dinamiche sociali territoriali. Devo dire che questo è stato l'argomento forte che è stato presentato anche qualche intervento fa dall'Unione Industria, dicendo no, ma badate, questi siti in realtà non solo non interferiscono negativamente, ma sono anche un di più. Sono una ricchezza per questi territori. Argomento che mi permetto di dire bizzarro, perché su questa base non si capisce il senso di questa consultazione fra i cittadini. In realtà bastava riunire un po' di tecnici e poi interna corporis e trovare una soluzione. Ma soprattutto un argomento che ignora le profonde diversità che vi sono fra paese e paese. Ci sono paesi come la Francia, ma non solo la Francia, che hanno le centrali nucleari, mentre in Italia vi è stato un referendum nel quale più del 95% ha detto no. D'altra parte, se noi andiamo a vedere questa recentissima, drammatica storia, questa tragedia che stiamo vivendo, qual è quella del Covid, noi abbiamo avuto in Italia l'85% di vaccinati, in altri paesi no. Ogni paese ha la sua storia e con quella dobbiamo fare i conti. Questa è una regola elementare della democrazia. Ma il problema, voglio dire, non è solo di galateo democratico, perché alla cosa ignorare questo aspetto ha un effetto pratico molto rilevante. Perché ignorare la realtà antropica può determinare seri e gravi errori. La vicenda di Scanzano, che è stata anche rievocata, la vicenda di Scanzano Jonico nel 2003, ovvero il rifiuto attivo e militante delle popolazioni delle scorie nucleari, dovrebbe essere un ammonimento per tutti. La moderatrice prima ha fatto un posto, un quesito, direi ovvio, ma molto acuto quando ha chiesto: ma se alla fine, arrivate alla fine, e un territorio non dovrebbe essere disponibile, facendo riferimento al sisma, alle acque, e io dico: perché è indisponibile socialmente, cosa farete? Cosa fate? Che scelta farete? Non ho avuto una risposta chiara. Vengo al merito della questione. Il nostro non è un territorio marginale, non è un territorio abbandonato, è un territorio nel quale vi è una demografia stabile ed è un territorio che ha grande qualità, conquistate, come è stato detto, ma grande qualità. È un territorio nel quale vi sono diverse attività produttive di eccellenza. È il secondo polo in Italia della produzione della ceramica. E tutto questo nel distretto di Civitacastellana e dintorno. Si produce in questo polo il più del 70% della ceramica sanitaria nazionale.
rappresenta il 56% di tutto il PIL della provincia di Viterbo, con quasi 2.000 lavoratori. E mi piace sottolineare un dato centrale. Dopo la crisi economica vi è stata una ristrutturazione profonda delle aziende, che è stata però caratterizzata da innovazione tecnologica, economia circolare, dal cosiddetto bollino green. Ora, che la manifattura produca non solo ricchezza, ma sia protagonista della sostenibilità economica del territorio è per noi molto, molto significativo. Sa indicare quanto profonda e estesa la scelta che è stata fatta di avere un territorio di qualità, una strategia di sostenibilità. E vengo a quella che è la vocazione storica del nostro territorio, ovvero l'agricoltura. Noi abbiamo una superficie agricola utile destinata al biologico che è ben oltre il 30%, si avvicina al 40%. Sono dati del Ministero dell'Agricoltura, non sono nostri dati. Questo significa una SAU ben più del doppio della media nazionale, 3 volte la media regionale e ben oltre quel 25% che l'Europa prevede entro il 2030. Stiamo parlando di un territorio nel quale vi sono più di 300 aziende biologiche, quindi stiamo parlando di un patrimonio prezioso che dovrebbe avere anche un risvolto tecnico. Dovrebbe essere una considerazione anche tecnica, ma quello che mi interessa è sottolineare il grande patrimonio umano e anche di civiltà che questa scelta rappresenta. In secondo luogo, la Tuscia è il primo polo di produzione della nocciola in Italia e questa è una grandissima ricchezza, è un grande patrimonio del territorio e che peraltro noi come biodistretto cerchiamo di governare proprio per evitare quelli che possono essere effetti e problemi collaterali come l'inquinamento chimico e la perdita di biodiversità. Una biodiversità che, come è stato già ripetuto, rappresenta già un elemento di ricchezza che continua, che persiste nel nostro territorio. Infatti sono molteplici i riconoscimenti DOP, IGP, sia la nocciola gentile romana, sia il castagno di Vallerano, ma ve ne sono altri 15. Abbiamo quindi un'agricoltura di qualità. Un'agricoltura di qualità che non si limita a portare sul mercato come la nocciola, ma ha sviluppato e sta sviluppando importanti e capillari processi di trasformazione del prodotto. L'agricoltura non è solo una voce storica che partecipa in modo importante al PIL, nel quale lavorano in molti e spesso utile per integrare il reddito, ma bisogna sapere, dovete sapere, che è un settore dinamico, moderno e guarda futuro. L'agricoltura è quindi un grande fattore di valorizzazione dell'intero territorio, perché tiene la nostra gente nei territori, perché produce ricchezza e con i suoi prodotti tipici e con i suoi paesaggi agrari di alto valore è un valore aggiunto dell'insieme del territorio. È quindi parte sostanziale di un'altra importante voce sociale, culturale ed economica delle nostre comunità e che sempre più dovrà avere uno spazio nel futuro, il turismo. Vedete, si parla molto di Civita di Bagnoregio, ma Calcata e i nostri comuni sospesi, come lo stesso Corchiano, sulle rocche di Tufo, sono comuni altrettanto preziosi. Le dimore storiche che trovate a Vignanello, Vasanello, Gallese sono di grande significato culturale e anche turistico. E mi limito solo ai 3 comuni, anche se tutti i comuni di questo nostro territorio hanno delle preziosità storiche, culturali e quindi turistiche e quindi economiche. L'area indicata dal piano Sogin per l'ipotetico deposito delle scorie nucleari ha un grande valore archeologico. Vi sono necropoli di origine falisca, antichi insediamenti medievali e, ripeto, un grande valore naturalistico. Ed è veramente incomprensibile, lo voglio ribadire, come si sia potuto immaginare di mettere questi siti sul bordo di luoghi naturalisticamente preziosi, come il monumento delle Forre di Corchiano, come l'oasi del WWF fra Corchiano o Gallese, o anche davanti al Palazzo Ruspoli di Vignanello, che ha uno dei giardini all'italiana più belli, se non il più bello d'Europa. Ecco, noi con il biodistretto 10 anni fa abbiamo raccolto questa preziosa eredità e l'abbiamo portata più in là. E oggi, non domani, stiamo realizzando sul territorio progetti che hanno al centro questi obiettivi, come la comunità energetica, un grande progetto che è sostenuto dalla comunità europea,
progetti che migliorano la sostenibilità, la qualità dell'agricoltura, la fertilità dei suoli e l'uso delle nostre acque. E infine progetti sul turismo sostenibile non consumistico. Vi è un GAL che abbiamo sostenuto e conosco come mio distretto, che ha investito 4,6 milioni di euro per promuovere la transizione ecologica con produzioni sostenibili e per uno sviluppo del turismo rurale sostenibile. Ora è del tutto evidente l'incompatibilità fra l'idea stessa del biodistretto, fra la strategia di questo territorio e un deposito di 100.000 tonnellate di scorie nucleari. Per questo territorio, lo voglio dire anche al rappresentante di Unione Industria che ha fatto veramente ha dipinto l'arrivo di questo deposito come la manna. Ecco, voglio dirgli che invece per quanto riguarda il nostro territorio, per quanto riguarda questa realtà, per il progetto che sta costruendo da anni, questo deposito sarebbe un enorme, gigantesco problema, un danno non sostenibile. E lo voglio dire, a nulla servirebbero, lo dico nel modo più pacato possibile, le rassicurazioni, i tecnicismi e le promesse di compensazione. Ora, non aver considerato la questione antropica come una priorità è un errore e non un buon viatico per l'iter e il futuro di questo progetto. Se qualcuno pensa, lo voglio dire con molta chiarezza, ma proprio come consiglio se volete, non è una minaccia, ma se qualcuno pensa di risolvere questo grande obiettivo problema, perché noi riconosciamo il problema, ma se pensa di risolvere questo problema con un diktat finale o con un atto d'imperio, si sbaglia di grosso. E ritorno qui all'interrogativo che poneva la moderatrice, giustamente, cosa farete quando arriverete al punto X, al momento X, e troverete una indisponibilità tecnica o anche di natura sociale? È un interrogativo che resta sospeso nell'aria, dal quale io aspetto comunque una qualche risposta. Io voglio fare infine una battuta su una questione che ha un altissimo valore antropico, questione che è stata già affrontata ieri dal professor Di Giorgi, la salute. La questione è molto semplice, o persino banale. O il deposito di scorie radioattive non crea alcun problema, e allora, tolte le aree sismiche e quelle soggette ad inondazioni, tutte dovrebbero essere legittime, compreso i grandi centri, compreso la città eterna. Diventa incomprensibile, ed su questo l'ingegner De Rossi prima è stato molto chiaro, diventa incomprensibile il tipo di logica che viene utilizzata. Le cose non stanno così, e quindi non esiste un rischio zero, e le radiazioni possono comunque rappresentare un problema. Se questa è la situazione, e se questa possibilità è una possibilità reale, se vi è cioè il rischio delle radiazioni, allora non si possono ignorare i grandi problemi sanitari che la nostra area, che la Tuscia ha già vissuto. Non si può ignorare che su alcuni tumori come la leucemia e il linfoma di Hodgkin, la provincia di Viterbo ha valori molto più alti, molto significativamente più alti della media nazionale. Questo accade per la radioattività naturale, per l'arsenico, per quei fitofarmaci che come noi, che come biodistretto vogliamo portare a zero. E non è un caso, guardate, che proprio l'Ordine dei Medici, che non è un'organizzazione di guerriglieri né un'organizzazione sovversiva, ha fortemente sconsigliato di portare in questo territorio le scorie nucleari, perché rappresenterebbero un ulteriore fattore di rischio, perché in contraddizione con il sacrosanto principio di precauzione. Per questo io credo che voi abbiate fatto un errore e spero che a questo errore vogliate mettere rapidamente riparo per il fatto di non aver considerato fra i criteri fondamentali da analizzare dal primo momento la questione antropica e di aver invece affidato tutta quanta la discussione a questioni importantissime, tecniche, ma che hanno almeno lo stesso valore, che a nostro parere ha un valore che viene dopo rispetto alla questione. Io ho concluso.
Potrei dire o potrei concludere con un grande del passato, ma non solo io, anche voi con me potreste concludere, perché anche io sono molto comprensivo per le difficoltà nelle quali voi vi trovate e rischierete sempre di trovarvi. E disse appunto questo grande del passato, dixi et salvavi animam mea. Però vedete, lui disse e scrisse questa frase dopo aver fatto un bel libro, ma per ragioni politiche questo libro non poté essere pubblicato, e quindi scrisse questa frase. Ma noi non stiamo facendo un libro, noi stiamo di fronte a scelte che possono ipotecare molto, non solo il presente, ma il futuro delle nostre generazioni. E quindi io consiglierei di mettere rapidamente al centro della vostra attenzione il problema antropico. E vi consiglierei, perché immagino che voi abbiate un rapporto continuo con la politica, che anche la politica, parlo della politica nazionale, parlo del governo, parlo di chi ha le grandi responsabilità in quella che sarà la scelta finale, consiglierei che la politica uscisse dal cono d'ombra di Ponzio Pilato e cominciasse a vedere realmente qual è la situazione. Vedete, io rischio, lo dico al dottor Chiaravalli, e lei con noi, ma noi voi, noi rischiamo di trovarci come in quel bellissimo film di diversi anni fa, War Games, che parlava appunto di una guerra nucleare che rischiava di innescarsi per un fatto assoluto, per un errore. Ma la cosa era andata talmente avanti che il film si conclude dicendo: non c'è soluzione. Io vi chiedo, vi consiglierei, proprio per evitare di trovarci tutti a questo punto, che la questione antropica, le relazioni sociali, come vivono i territori, quello che sono stati e quello che sono, entri rapidamente nelle vostre considerazioni e si esca da quelli che sono sacrosanti ragionamenti tecnici, o meglio si integrino questi ragionamenti con quello che è il grande problema che abbiamo davanti, come le comunità accetteranno sulla base della loro realtà la proposta che voi state costruendo. Grazie. La ringrazio molto. È davvero interessantissimo.